quando siamo arrivati in Parlamento ci siamo ritrovati contro tutti, e voi lo sapete, ma sapete anche una folla di delirio, allora ci fate parlare, no? No? Incompetenti, dicevano che avevamo poca esperienza, che non avevamo capacità politica per stare lì dentro, ve lo ricordate? L'hanno detto a tutti quanti noi, ce l'hanno spiegato, che dovevamo avere 20 anni di esperienza per riuscire a fare politica. Quando siamo arrivati lì, all'inizio, abbiamo iniziato a crederci anche noi, talmente delle volte che ce l'hanno detto. Oggi io stasera qui, dopo farò parlare altri, io stasera non vi vengo a parlare degli altri, non me ne frega niente degli altri, io vengo a parlare di quello che ha fatto questa gente, grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Allora lo vadano a dire a gente come Mattia Fantinati della Commissione Attività Produttive e gli altri che sono degli incompetenti. Dopo che abbiamo fatto passare una legge, che è legge dello Stato, che dice che d'ora in poi si sospendono tutte le cartelle esattoriali di Equitalia alle imprese che devono avere soldi dallo Stato. Lo vadano a dire a gente come Azzurra Cancelleri, che il 27 maggio porta in aula alla Camera la legge che abolisce Equitalia per sempre, ce la liberiamo. Lo vadano a dire a quelli che hanno fatto approvare una norma, ve l'avevamo promesso che ci saremmo battuti per ridurre la disoccupazione, ve l'avevamo detto, grazie a noi oggi tutte le imprese che hanno soldi dallo Stato e poi delocalizzano all'estero devono restituire i soldi, altrimenti non se ne possono andare. Andate a raccontarlo a persone come Riccardo Fraccaro, che è un inesperto che con 3 righe di emendamento ha fatto saltare 3 miliardi di euro di affitti d'oro che andavano ai palazzinari in Italia. Andate a dire a lui che è un inesperto, che non ha esperienza, che è incompetente. Andatelo a dire a chi si è battuto per la scuola di questo gruppo parlamentare. Dall'anno prossimo le famiglie potranno risparmiare 500 euro sui libri scolastici, perché abbiamo fatto approvare una legge che dice che le classi possono lavorare finalmente sui libri digitali a 0 euro. 0 euro! Di far parte di questo gruppo parlamentare, un gruppo parlamentare che tutti davano per spacciato a 2 mesi dalle elezioni, che dicevano che non ce l'avremmo mai fatta. Oggi ci vengono tutti dietro sui nostri temi, i vostri temi, quelli che nel programma erano definiti populisti, ora ci inseguono tutti. E io vi posso dire una sola cosa, che noi magari non avremo esperienza, ma abbiamo entusiasmo, e con quello cambieremo questo paese, con l'entusiasmo. Quando ci hanno detto, quando
quando ci chiedono che cos'ha di speciale questo movimento, io dico solo una cosa, che è fatto di cittadini comuni, quelli normali, quelli che in un paese anormale, con la normalità, con il buon senso, fanno una rivoluzione, ed è quello che stiamo facendo. Sono oltre 100 le proposte del Movimento 5 Stelle che sono legge dello Stato oggi, e l'abbiamo fatto dall'opposizione con tutti contro. Ma oggi io vi dico una cosa, io mi sono scocciato di stare all'opposizione perché sono degli incompetenti e possiamo governarlo noi, questo paese lo possiamo governare noi. Serve un medico regia, Croce Rossa serve un medico regia. Chi avete qui sono persone che hanno rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, si dimezzano lo stipendio, lo mettono su un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, dove ci sono già 10 milioni di euro dei nostri stipendi, lì sopra, che aiutano le imprese. Avete di fronte un movimento che ha detto e ha fatto quello che diceva. Ora andremo in Europa, ci andremo con le stesse persone normali, degli sconosciuti, e saranno quegli sconosciuti a girare come un calzino il Parlamento Europeo. E lo sapete con cosa? Con un solo valore a cui ci hanno disabituato in questi anni, che è l'onestà. L'onestà. Sono troppo emozionato. Adesso passo la parola ad un altro fratello, un altro amico di Battaglia Insieme quel Parlamento, Alessandro Di Battista. Scusa Alessandro, serve un medico in regia, grazie, sotto la regia, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Vi chiederei, se è possibile, un momento solo di silenzio assoluto, assoluto. Qualche giorno fa sono stato invitato da Mentana a una trasmissione, sono arrivato con il mio motorino blu. Serve un medico lì per favore, un medico lì, qui a destra per favore, sta arrivando, sotto il gym, sono, perfetto, sono arrivato in questo studio, ho parcheggiato il motorino e ho visto fuori che da questo studio c'era un'auto blu, una grande camionetta, tante persone di scorta. E a un certo punto è uscito un uomo, secondo me solo, un uomo che abbiamo pensato per tanti anni che fosse intramontabile, indistruttibile. È uscito fuori e ha detto soltanto buonasera, circondato da delle amazzoni, da queste badanti, da queste persone che gli facevano la scorta, ed era appunto Berlusconi. Vi chiedo un attimo di silenzio. Io lì ho avuto la sensazione di un impero, di un potere, che un popolo informato, sovrano, organizzato e partecipe può far crollare in un giorno. Io ho parlato su questo palco lo scorso anno e sì, c'era il tutti a casa, c'era anche tanta emozione e non c'era un sogno, ma non c'era ancora una certezza. E oggi questa certezza vedo che c'è, perché questo è un popolo informato. Ci hanno fatto credere per anni che la politica la potessero fare soltanto determinate elite, che il popoluccio, perché così ci hanno trattato, come un popoluccio, buono soltanto durante le campagne elettorali per rimediare un voto, che il popoluccio non fosse all'altezza. Questo ci hanno fatto credere. E guardate Luigi Di Maio come presiede la Camera a 28 anni. Questa è una rivoluzione amata. E quel che stiamo facendo, sì, è pulizia, una pulizia etica.
il Movimento 5 Stelle porta avanti le rivoluzioni amate e le pulizie epiche. E lo stiamo dimostrando che siamo all'altezza. I primi due mesi sono stati durissimi, abbiamo avuto tutti quanti contro, tutti quanti, avevamo anche paura. I primi giornalisti che ci facevano mille domande, e anche grazie a quella stampa che ci ha fatto le pulci, noi siamo cresciuti, abbiamo studiato. Per essere all'altezza del popolo che ci ha dato una voce da portare nelle istituzioni, ci siamo preparati. Pensate quanto è importante la stampa, quanto è importante. Pensate se avessero fatto le pulci come le hanno fatto a noi, ai lobbisti, ai mafiosi, ai camorristi, ai piduisti. Pensate che Repubblica sarebbe, una Repubblica pulita, bellissima. Questa piazza sta portando avanti una parola che è bella, e la parola è la rivoluzione. Ho scoperto oggi che rivoluzione significa anche che un astro torna nel suo posto di partenza, che una stella torna in quel posto. Ecco, questa è l'Italia, un paese che deve tornare ad essere leader dal punto di vista economico, dal punto di vista della produzione, ma soprattutto dal punto di vista dei valori. Quello che noi abbiamo portato in quel Parlamento sono i valori nostri, perché la maggior parte degli italiani porta avanti i valori dell'onestà, della trasparenza, della correttezza. Siamo il popolo più bello del mondo e non dobbiamo mai, mai, mai vergognarci. Dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani. Abbiamo portato quell'orgoglio in Parlamento e lo porteremo a Bruxelles, quell'orgoglio. Una persona che è capace di sognare e di trasformare, diceva Borghe, un sogno in realtà è un rivoluzionario. Una persona che sa amare e che sa portare, che sa trasformare l'amore in un'arma di azione è un rivoluzionario. Questo siamo tutti, dei rivoluzionari. Perché la rivoluzione è... Perché un rivoluzionario è un poeta, è un amante, è un sognatore. E non si può essere, diceva Borghe, rivoluzionari senza lacrime negli occhi e amore nelle mani. È quello che stiamo portando davvero avanti, contro tutto e tutti. Contro tutto e tutti. Io non ho altre parole, vi chiedo soltanto un ultimo sforzo, ci sono tanti indecisi, ognuno ha un pidino in casa, persone che pensano ancora che quel partito abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, con la lotta sociale, con la giustizia sociale, no, questa è gente ormai che sta fuori dalla realtà, perché quel palazzo, credetemi, il dramma di quel palazzo è che ti fa staccare dalla realtà, e quando tu ti stacchi dalla realtà sei fregato, perché pensi davvero che quei privilegi sono i tuoi perché te li meriti. Pensi che quelle tangenti non sono tangenti, ma sono delle regalie di qualche imprenditore che ti vuole premiare per il lavoro che hai fatto. Pensi che quell'auto blu ti spetta. E questo è il palazzo. È come Versailles quel palazzo, e l'abbiamo davvero aperto. E ci siamo comportati come voi ci avete detto che ci dovevamo comportare. Vi chiedo un ultimo sforzo. Adottate un indeciso, convincetelo, c'è la possibilità di vincere queste elezioni europee che sono anche elezioni politiche, e c'è la possibilità di avere un potere contrattuale nei confronti di un capo dello Stato che è il principale responsabile dell'indecenza che abbiamo raggiunto come Repubblica Italiana, che dovrà assumersi le sue responsabilità di fronte a questa piazza, di fronte all'opinione pubblica che non lo vuole più, di fronte a un cambiamento che è in atto e che non si può più arrestare, non si può più arrestare. Concludo dicendo che oggi ci siamo noi, magari qualcuno di noi è più famoso di altri perché è andato in televisione, ma questa è roba che vale poco. C'è un gruppo parlamentare che a me mi fa sentire fiero, ci sono deputati e senatori magari meno conosciuti, ma grazie alle loro battaglie che qualcuno di noi che forse è più bravo a comunicare, grazie a loro possiamo comunicare certi concetti. Grazie soltanto a voi, io veramente sono insieme a Luigi Aiatro uno strumento come tutti quanti. Oggi ci siamo noi su questo palco, ma due legislature poi a casa, questa è la regola. E tra di voi stasera ci saranno i futuri parlamentari della Repubblica, i futuri senatori, i futuri deputati, i futuri sottosegretari, i futuri ministri della Repubblica, il futuro presidente della Repubblica deve essere un cittadino onesto e basta, onesto e basta. Vi ringrazio e non ho altre parole, soltanto di fare un ultimo sforzo, di adottare gli indecisi, di aprirgli un computer, di fargli vedere tutto il lavoro che abbiamo fatto in quest'anno molto intenso, bellissimo,
perché il lavoro paga, tutte le agorà che abbiamo fatto in questi mesi, tutti sabati e domenica, alle volte eravamo 2, 3, 4, poi 5, poi 100, poi 200, poi migliaia, tutti quanti l'abbiamo fatto, abbiamo sì anche rinunciato ai soldi, ma fanculo i soldi, che cosa ci facciamo con i soldi se c'è questo calore, ma come ci possiamo corrompere noi se c'è questo calore? Siamo incorruttibili non perché siamo migliori degli altri, ma perché c'è un controllo popolare, perché c'è un movimento che ci tratta come dei dipendenti, perché siamo dei dipendenti in Parlamento. Come possiamo diventare come gli altri se c'è questa piazza? Come possiamo? Mai! Mai! Onestà! Quello serve! Questo è un sogno che si sta trasformando in realtà. Un sogno che è già realtà. E non dobbiamo dire vinciamo noi, ma abbiamo già vinto, perché non c'è mai stato nella storia delle repubbliche occidentali un gruppo parlamentare che va in piazza senza scorta e riceve l'affetto che ci date voi, gli abbracci. Ci dite che siamo degli eroi? No, stiamo solamente facendo il nostro dovere, solo il nostro dovere. Grazie a tutti, per me è un orgoglio far parte di questo gruppo. Vinciamo noi, viva l'Italia, il paese più bello del mondo! E chiamo qui a parlare il presidente Imposimato, una persona che sarebbe molto più degna come presidente della Repubblica del presidente Napolitano che tanto ha i giorni contati. Vinciamo noi! Partecipare all'evento di oggi come ospite del Movimento 5 Stelle pacifico e non violento, al quale sono grato per le battaglie che fa con passione civile in difesa della democrazia e dell'eguaglianza dei diritti sociali. Oggi, 23 maggio, per l'anniversario della strage di Capaci, dedico questo mio modestissimo intervento al mio amico Giovanni Falcone. Agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Stefani e Rocco Vicino, caduti in difesa della legalità repubblicana, un pensiero deferente a Paolo Borsellino e alla sua scorta, e consentitemi anche a mio fratello Franco, morto per mano della madre. Onoriamo la memoria di questi difensori della legalità all'insegna della verità. La crisi economica è grave e opprime la grande maggioranza dei cittadini, la responsabilità primaria è delle maggioranze di destra che hanno governato l'Italia per 20 anni, ma oggi questa responsabilità si estende alle larghe intese. Il Presidente del Consiglio suscitò coi suoi annunci perentori la speranza che avrebbe cambiato le cose, indicò rimedi e sacrifici da sopportare, la speranza che avrebbe cambiato le cose non si è verificata. Aveva promesso la fine del cambiamento, della fine del finanziamento pubblico dei partiti, il taglio degli stipendi dei manager di Stato, l'aumento dei salari, la riduzione dell'indennità parlamentare, gli interventi per la scuola, la lotta all'evasione fiscale. Ebbene, nessuno di questi impegni è stato mantenuto da questo Presidente del Consiglio. La riforma del lavoro varata dalla maggioranza prevede maggiore flessibilità per i lavoratori, cioè maggiore precarietà. I lavoratori potranno essere licenziati in ogni momento e senza causale saranno vittime dei ricatti dei datori di lavoro. Il problema è che la legge sul lavoro è stata fatta da un ministro che fino al giorno prima era presidente delle cooperative rosse, con migliaia di dipendenti, interessato a tutelare più i datori di lavoro che i lavoratori. Ancora più grave è che nelle cooperative rosse